Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di noi che usiamo Lightburn. Come vedete dal piano di lavoro di Lightburn, l'argomento del video di oggi è G-code e macro. Di cosa parleremo? Parleremo appunto di quel codice che consente al nostro laser di andare a fare i nostri tagli e le nostre incisioni e poi in fondo parleremo anche delle macro per vedere come sono e come personalizzarle. Adesso mando la sigla e ci vediamo tra poco. Allora, perché ho intenzione di parlare di G-code? Non solo per illustrare poi quali saranno le funzioni che dobbiamo andare a mettere nelle macro, nelle eventuali macro, perché poi la maggior parte di cose che potremmo mettere sulle macro si possono già mettere anche su altre finestre che Lightburn ci mette a disposizione. Comunque, vedremo come poterle utilizzare, poi ognuno si adatta un po' come vuole. Allora, la prima cosa che ci tengo a dire è che un minimo, ma proprio un minimo di GRBL bisognerebbe conoscerlo. Questo perché, e parlo principalmente a chi sta iniziando con il laser, quando si inizia si hanno dei problemi. E quando si hanno dei problemi, solitamente questi problemi derivano dai settaggi del GRBL. Non sempre le macchine vengono fornite con, diciamo, tutti i parametri messi giusti, o oppure a volte magari andando a toccare qualcosa, eccetera, anche inavvertitamente possiamo andare a variare qualche parametro oppure andarlo a mettere in una posizione non proprio corretta, per cui è sempre bene sapere cosa bisogna andare a vedere, a leggere, magari per fare anche delle domande sul gruppo di laser, sul gruppo di Facebook, scusate, sul gruppo di Facebook, appunto per capire appunto come si può rimediare e chi vi dà una mano, che magari è un pochino più esperto di voi, sa se le impostazioni sono corrette o meno. Quindi cominciamo a vedere alcune cose. Quindi mi tolgo io e metto quello che vediamo sul piano di lavoro di Lightburn. Andiamo ora a vedere dove possiamo vedere quegli stessi parametri su Lightroom, perché a volte si possono cambiare indifferentemente sia dalla finestra console sia da un'impostazione che lo troviamo qua. Adesso vi faccio vedere, è modifica e impostazioni macchina. Come vedete mi si apre questa finestra di dialogo dove abbiamo in alto abbiamo la configurazione generale, general config della macchina. Poi sotto abbiamo homing e limits, cioè praticamente quei parametri che servono alla macchina per fare l'homing e per sapere la macchina quanto è, diciamo, quante sono le dimensioni, quali sono i suoi limiti fisici per poter lavorare. Poi c'è l'ultima che è Output Setup, dove vedete che è bianca, ma si può aprire andando qua. Appena clicco lì per aprire, mi dice: attenzione, questi parametri sono potenzialmente pericolosi se li cambiate e non sapete cosa fate. Per cui, ecco, diciamo che prima di andare intorno a questi parametri, sarebbe sempre meglio capire cosa andiamo a fare o quantomeno farvi suggerire da qualcuno che conosce il G-code. Quindi però facciamo di sì, diciamo di sì per andare a vedere cosa ci dice. Vedete che c'è tutta una serie di valori, qualcuno ha scritto falso, qualcuno c'è scritto vero, perché poi, come vedete qua, dove c'è scritto 0 vuol dire falso, dove c'è scritto 1 vuol dire vero, e quindi praticamente abbiamo fatto il match con questo, cioè questi valori e questi sono gli stessi, anche perché questo va a leggere al controller, come va anche questo a leggere al controller o scheda madre, chiamiamola come ci pare. Allora, andiamo a vedere perché a volte è importante avere questi parametri sotto mano, perché c'è qualche magari configurazione che ci ostacola nella lavorazione, sarebbe da andare a vedere appunto come mai succede. E la prima occhiata che io solitamente do quando qualcuno mi chiede un aiuto per problematiche alla macchina, dice: fammi dollaro dollaro sul console, a quanti l'ho detto, e leggimi tutti i parametri in fila. Non dico che li conosco tutti a memoria, ma quasi. E quindi, ma con un po' di dimestichezza, eccetera, eccetera, si riescono a capire. Quindi
Quando dobbiamo andare a fare qualcosa direttamente sulla macchina, possiamo passare o da quella finestra di impostazioni macchina di Lightroom, oppure qui, che è la stessa cosa. E vi farò vedere appunto a cosa serve e come funziona. Allora, oltre al comando dollaro dollaro che mi fa il listato, come si dice in gergo informatico, del parametri dollaro, possiamo avere anche altri parametri da richiedere tramite quella funzione, però diciamo che sono più tecnici, ve li faccio vedere così velocemente. Uno è dollaro I, che sono le informazioni che ci dà la macchina. Devo andare a metterlo qua, scriverlo qua, non l'ho scritto, quindi dollaro I. Allora, l'informazione mi dice appunto che tipo di versione della GRBL, la 1.1.F, che è in uso, e più c'è quest'altro che sono altri diciamo parametri che però diciamo all'utente normale non interessa. Un'altra informazione che ci possiamo andare a richiedere è dollaro e cancelletto. Con dollaro cancelletto, me lo vado a digitare così, vedete, mi vengono fuori questi, che sono dei settaggi di comandi G, che vedremo dopo. Allora, sono tutti a zero ed è corretto, perché ho appena acceso una macchina, quindi non ho ancora fatto nulla, quindi praticamente mi va a testare che siano tutti messi a zero, ed è giusto che sia così. Abbiamo altri due tipi di comandi, vi faccio proprio quelli basilari, perché almeno sappiamo di cosa parliamo quando magari anche ci confrontiamo con gli altri. Sono i comandi G, di cui ho accennato qualcosa adesso, e poi ci sono i comandi M. Allora, i comandi G sono quelli classici di spostamento del laser, e diciamo ci sono alcuni comandi che forse dobbiamo sapere, perché se vogliamo poi vedere anche le macro dobbiamo sapere anche qualche altro comando. Poi ci sono i comandi M, che servono invece per dare proprio delle istruzioni al laser vero e proprio. Per esempio M0 vuol dire spegni il laser, e quindi come vedete, poi vi faccio vedere come lavora la macchina, perché è interessante secondo me sapere anche cosa c'è dietro all'interfaccia grafica di Lightburn e cosa c'è dietro tutte quelle cose che noi facciamo, che Lightburn traduce in linguaggio che il laser capisce per poter mettere in atto quello che noi vogliamo fare. Adesso vi faccio un esempio molto molto veloce su una cosa semplicissimo, ovvero se io adesso andrò a disegnare un quadrato, il piano di lavoro, vedete, in questo modo, e poi io ho fatto solamente un clic, due clic, e ho trascinato il mouse. Allora, io se voglio andare a tagliare o a incidere quel quadrato, devo andare logicamente a settare i livelli. In questo caso vediamo che io ho un 545 con un passaggio, e questo qua è il mio quadrato che voglio incidere. Ma andiamo a vedere cosa Lightburn dice alla macchina di fare, che non è che gli dà un'istruzione così, ha preso il mouse, guarda che, andiamo a vedere come viene tradotto da Lightburn. Per vedere come viene tradotto da Lightburn, cosa facciamo? Andiamo a File, Salvage Code, e in questo caso io me lo metterò me lo metterò sul desktop, Prova G-Code, e me lo salvo appunto sul desktop. Una volta salvato sul desktop, io mi vado ad aprire quel file che ho salvato, me lo vado ad aprire con uno strumento che può essere un blocco Notes, piuttosto che può essere, in questo caso io uso Notepad più, perché è un pochino più approfondito rispetto a un editor normale di testi. Allora, vedete che per far lavorare questo quadrato, guardate quante cose gli viene detto al laser. Allora, quelle che vedete col punto e virgola sono dei commenti, quindi non sono cose che vengono mandate al laser, ma ci servono a far capire a chi va a fare queste verifiche appunto cosa sta facendo Lightburn. Qui vedete, mi dice la versione che sto utilizzando di Lightburn, il GRBL, il profilo che c'è con coordinate assolute. Questi sono i
il perimetro, diciamo, che mi fa questa figura, poi dopo la vediamo, e poi abbiamo altri numeri, vedete, G0, G17, G40, G21, non ve li sto a elencare uno per uno perché non serve. M4 vuol dire che deve far lavorare il laser, e qui vedete che viene commentato che è il taglio livello a 500 mm al minuto e 45% di potenza, che non è altro che questo valore che noi impostiamo qua, e andiamo, e qui mi mette anche livello 00, vedete, layer C00, che è questo. Ora, questo è un altro comando che dà al laser. Dopodiché, cosa dice? Allora, con G0 fa fare uno spostamento rapido, io ero qua in origine, fa fare uno spostamento rapido da 00, quindi da dove era, dove si trovava, e me lo fa andare in X202, Y236. Quindi mi porta il mio laser nella posizione più lontana, ovvero sia, vedete, è, mi dice, guarda, che tu andrai a fare questo lavoro con X202, che è questo, e Y236, che è qua, vedete? Cioè, quindi si prepara già a lavorare in quest'area, cioè praticamente lui sa che da qui occuperà questo posto da qua a qua, ok? Poi cosa succede? Fa un G1. G1 è uno spostamento, mentre G0 è spostamento rapido, quindi praticamente lui sa che dovrà andare a fare quella cosa lì, però non è che la fa subito, perché con il G1 dice muovi la testa del laser e portamela in Y148, ok? Quindi me lo va a portare a Y148, che è qua, e X114, che è qua, vedete? Se io vado a vedere questo punto qua, corrisponde a 114 e 148. Quindi inizia il lavoro di qua, perché in quelle, diciamo, impostazioni di taglio che ho dato, gli avevo detto di iniziare appunto dal punto più vicino a dove era il laser. Quindi mi fa tutto il discorso, quindi mi parte di qua e mi fa tutto il tracciato. Ok? M9 finisce. G1 dice spostamento lento, e poi alla fine cosa fa? Si risposta e mi ritorna alla posizione in cui io ho definito che deve tornare quando ha finito il lavoro, quindi X120, Y120, che non è altro che questa che vi faccio vedere nell'impostazione di periferica, vedete qui io ho X120, Y120. Questo è come lavora il laser con questi codici. Allora, la chiudo qua, non la voglio fare più lunga perché non ha molto senso farla più lunga, e però volevo andare a parlare, adesso che abbiamo visto questi piccoli semplici comandi, delle macro, perché mi è stato chiesto, e allora contento chi me l'ha chiesto. Allora, chiudo l'editor di testi e andiamo in console e andiamo a vedere le funzioni macro. Vedete che nella scheda console abbiamo 6 posizioni macro, da macro 0, 1, 2, 3, 4, 5, quindi sono 6 posizioni che noi possiamo andarci a personalizzare. Come le personalizziamo? Ce le personalizziamo conoscendo un pochettino dei parametri che abbiamo visto, quindi comandi G e comandi dollaro, comandi M, comincia a essere un pochino più complicato perché vuol dire anche non solo fare spostamenti oppure cambiare determinate assetti della macchina, ma vuol dire anche dargli già una specie di lavorazione, quindi dargli quel G-code, io potrei metterlo lì e lui tutte le volte che gli do il via cliccando su quella macro mi fa quel quadrato che abbiamo visto. Ecco, allora qui vediamo che abbiamo la possibilità di memorizzare 6 macro, quindi 6 comandi che possiamo utilizzare un po' come ci piace a noi. Allora, iniziamo con un'istruzione molto molto semplice, che è quella di dire al laser vai in una determinata posizione cliccando solamente questo tasto. Allora andiamo a vedere come si opera.
Per andare a memorizzare una macro, dobbiamo andare a posizionarci sul tasto delle macro, tasto destro del mouse, andiamo a battezzarla, quindi gli diamo un'etichetta, gli diamo un nome e gli diamo un nome che ci ricorda qualcosa. Ecco, ora questa qua io solitamente ce l'ho, ora l'ho tolta per farvi vedere i pulsanti tutti puliti come sono di default. Io questa qui solitamente la chiamo FDB. Allora, FDB, vabbè, adesso vi faccio un po' ridere. FDB cosa vuol dire? È un gergo quasi milanese, dice fora di balle, cioè con questa funzione io quando voglio togliermi che sto vedendo qualcosa per evitare di spostare a mano il laser, io non tocco mai il laser a mano, faccio spostare con le cose giuste e non a mano. Magari sono lì, devo posizionare il pezzo, eccetera, eccetera, c'ho il laser che mi dà fastidio, io dico FDB, fuori di base, cioè me lo sposto in posizione, io lo metto a 300-300. Allora, come faccio a dire vai a 300-300? Allora, io qui gli ho messo la mia etichetta, quindi come si chiamerà la macro, e qui vado a metterci il comando. Quindi vado a metterci quello che sarà il valore che il laser vuole per spostare il mio laser a 300-300. Quindi cosa scriverò? Scriverò G0, che vuol dire spostamento veloce, e dove spostamelo in X300, e ora c'ho il cursore davanti, lo tolgo, e Y300. Ok? Do ok per memorizzarmi questo semplice comando. Allora, andiamo a vedere dov'è adesso il laser. Il laser adesso si trova, ottiene posizione, è a 0,0. Ritorno in console e gli faccio fare la funzione FDB. Quindi lo mando a 300-300. Clicco qua, vedete? Avvio streaming, streaming completato, cioè ha finito il lavoro. Andiamo a vedere dov'è adesso il mio laser. Dove sarà mai? Sarà in posizione 300-300, ok? Vede, queste posizioni con Lightborne si possono anche andare ad utilizzare qua. Io per esempio solitamente vedete, cioè ho anche qua la funzione FDB, ma c'ho casa, alto a sinistra, alto a destra, e basso a destra, che praticamente sono le quattro posizioni angolari perché a me piace tenerle in questo modo. Allora, quindi diciamo che quello che ho fatto io si potrebbe fare anche di qua, ma era un esempio, poi ognuno fa un po' quello che vuole. Quindi io lo rimando a casa, ho casa e vai e mi ritorna a casa. Ma torniamo sull'argomento diciamo della macro, perché ora voglio farvi vedere una che invece potrebbe essere interessante specialmente per chi ha un Rotary e che lo utilizza ogni tanto. Il Rotary non è che ce l'abbiamo sempre fisso sul laser, per cui ogni tanto si lavora con il Rotary e ogni tanto no. Allora, è una funzione che è molto interessante da andare a vedere, perché dovremo andare a cambiare, dovremo andare a cambiare il valore dell'asse delle Y. Solitamente il Rotary si toglie oppure si toglie o si mette a seconda del laser che avete, si collega al laser tramite l'asse delle Y e si deve però spesso cambiare il valore. Allora, io chi ha visto il video del Rotary, di come l'ho imposto io, eccetera, eccetera, ve lo metto qui sopra diciamo nelle schede, se lo volete andare a vedere, non vado a utilizzare questa funzione di Lightburn. Questa qui che è quello che va a impostare il Rotary, perché è abbastanza complicata, perché non è intuitiva, eccetera, eccetera. Ormai io utilizzo quello che è il valore del mio Rotary, e me lo dice anche quando l'ho comprato, c'era il bigliettino, mi dice guarda, prima di usare il Rotary sposta e cambia il valore di $101 e lo metti da quello che hai a 65. Quindi ora farò una macro per avere in automatico, quando monto il Rotary, io clicco su un bottone e mi fa questo cambio di impostazione. Andrò a utilizzare le macro 2 e 5. Tasto destro nel mouse, macro 2, ci scrivo Rotary on. Quando l'ho scritto malissimo, lo riscriviamo. Allora, Rotary on. E vado a mettere qua
il valore che io dovrò dare all'asse delle y, quindi il numero dei passi che deve fare l'asse delle y per completare tutto il giro dell'oggetto che avrò sul rotary. E quindi io scriverò $101, che è il parametro dollaro che abbiamo visto prima in quella lista dei movimenti dell'asse, quindi dei passi dell'asse y, e scriverò uguale a 65, perché il mio diciamo rotary vuole questa impostazione. Ognuno avrà la sua. Do ok. A questo punto io vado a fare $$ per vedere se mi ha preso. Non serve, lo faccio per farvi vedere a voi, e vedete che non l'ha preso perché non l'ho ancora attivato, l'ho solo salvato. Però se io faccio rotary on, mi ha fatto quello che doveva fare, vado qui, faccio $$ e vedete che me l'ha cambiato in $65. Quindi praticamente mi ha messo quel valore giusto per farmi lavorare con il rotary. Adesso però logicamente finisco di lavorare con il rotary e devo andare a fare un'altra cosa, devo andare a ripristinare il valore. Quindi faccio rotary off, vado a mettere sotto e ci scrivo $101 uguale 80, come era prima, perché solitamente il mio laser, ma una buona parte dei laser hanno questa impostazione come passi sull'asse y, do ok, vedete che qui è 65, io mando la macro di rotary off completata, vado a riscrivere $$ e vedete che mi è ritornato 80. Quindi quando dovrò utilizzare il rotary dovrò semplicemente andare a fare rotary on e lui me lo porta a 65, e rotary off e me lo riporta a 80. Ecco, poi qui ognuno le macro se le personalizza un po' come vuole, in base a come lavora, eccetera, eccetera. Conoscendo un po' di codici, vi metto magari in descrizione qualche link per andare a vedere qualche pagina internet dove ci sono i codici. E direi che per questo video penso di avervi detto già abbastanza. Io vi ringrazio tutti, vi chiedo come al solito un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale perché sapete che ogni tanto regalo anche qualcosa di iscritto al canale. Ultimamente ho regalato 15 progetti per Halloween, tra poco è Natale, aspettatevi un'altra sorpresa che vi regalerò altri progetti natalizi. E quindi iscrivetevi al canale e campanellina per rimanere sempre aggiornati su quello che succede sul canale. Ciao a tutti e al prossimo video.